Bene, trovati. Oggi parliamo dei controlli sul conto corrente da parte dell'Agenzia delle Entrate e di un nuovo strumento che è quello del risparmiometro. Strumento molto controverso che ha toccato quello che è il tema della privacy e diciamo che dovrà avere una regolamentazione in futuro. Quindi avrà una regolamentazione sicuramente nei prossimi mesi, sarebbe dovuta venire ad aprile, ma poi dopo il coronavirus sicuramente posticiperà questa nuova regolamentazione. Comunque, per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate, potrà effettuare controlli su qualsiasi conto corrente di persona fisica, ma è chiaro che ad essere maggiormente esposti agli occhi del fisco saranno tutti coloro i quali che presentano un profilo di rischio elevato e a far finire il vostro conto corrente sotto la lente di ingrandimento saranno accrediti di grandi dimensioni che non vengono però dichiarati nella dichiarazione dei redditi. Ricordiamo comunque che l'occhio del fisco controlla non solo i conti correnti, ma va a controllare anche depositi titoli, conti deposito, broni fruttiferi, conto terzi, investimenti in società, prodotti assicurativi, carte di credito. Diciamo il controllo è generalizzato. Ricordiamo che in caso di movimenti sospetti, il contribuente dovrà fornire le dovute giustificazioni all'autorità. Prima di accusare il contribuente, l'Agenzia delle Entrate deve controllare le motivazioni con un controllo traditorio preventivo. Il contribuente riceverà una convocazione da parte di un funzionario del fisco e dovrà giustificarsi, appunto, quali sono le sue motivazioni per giustificare, appunto, queste anomalie che si sono venute a creare. Qui adesso capiamo qual è lo strumento del risparmiometro, appunto. La lotta all'evasione fiscale porta alla nascita di questo nuovo strumento con controlli sempre più scalzanti. Gli strumenti di cui l'Agenzia delle Entrate dispone sono tre, ma oggi appunto ci concentriamo su questo risparmiometro. L'risparmiometro è uno strumento a disposizione del fisco e tramite un algoritmo va ad intrecciare i dati presenti nella superanagrafe dei conti con i dati reddituali presenti nell'anagrafe tributaria. Così è possibile andare a vedere se i risparmi accumulati in un anno dal contribuente sono possibili in base a ciò che ha guadagnato veramente, in base a quello che è il suo reddito. Questo ha creato un grande dibattito sui limiti di privacy che verranno toccati. E per essere certi di come funzionerà l'algoritmo, bisognerà aspettare il mese di aprile o forse successivamente per la situazione che abbiamo, dove dovrebbe essere pubblicato il documento del MEF e del Ministero dello Sviluppo Economico nel momento in cui verranno dichiarati i dati con i quali verranno controllati i dati sul conto corrente. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo video.